ben trovati, un saluto a tutti gli italiani che vivono in Gran Bretagna, ai tanti amici italiani che ci seguono dall'Italia, fatti opinioni dalla Gran Bretagna, oggi con Samantha Del Vigna, la nostra commercialista. Ciao Samantha, grazie per essere anche stavolta con noi. Ciao. Ciao. Giornata drammatica, purtroppo, in Gran Bretagna si registrano 563 morti, in Italia le cose non continuano a non andare bene perché purtroppo ci sono ancora ricoveri, ci sono ancora vittime. Leggevo oggi di una diatriba tra governo e regioni o alcune regioni, perché il governo ha emanato una norma che permetterebbe di fare un po' di attività all'aperto, di uscire, di far uscire i bambini con i genitori uno alla volta. Insomma, le regioni sono arrabbiate, non vogliono fare accettare questa norma, alcuni governatori dicono noi non l'applichiamo, si stia a casa. Ricordo agli amici italiani che vivono in Gran Bretagna che in Gran Bretagna è possibile fare attività fisica solo una volta al giorno per un'oretta, è possibile fare un po' di jogging, è possibile andare in bicicletta, è possibile portare i bambini fuori, ma massimo due alla volta, evitare assolutamente assembramenti o sport di gruppo, questo è vietato. Sono stato in questi giorni, perché ho portato mia figlia in bicicletta al Water Shuttle Park, all'Alexandra Park, ho visto un po' di gente, fortunatamente non grossi numeri, ma ci sono parchi enormi, comunque ho visto che c'era qualcuno. Ha fatto scalpore la morte di questo bambino di soli 13 anni qua in Inghilterra, ovviamente la notizia è stata riportata purtroppo da tutti quanti i giornali, lo dico perché come vedete non solo soltanto le persone anziane che vengono aggredite da questo terribile virus, ma purtroppo anche chi è meno anziano, anche i più giovani. Proprio di oggi leggevo la notizia sul Guardian che è stato cancellato il Festival di Edimburgo, quindi ad agosto non ci sarà il festival che occupa l'intero mese di agosto, il Fringe, il festival del cinema, delle arti, degli spettacoli, dei libri, del Military Tattoo Parade. Tutto è cancellato, questo mi fa capire che qui pensano che purtroppo l'evento andrà avanti a lungo. Immagino anche la crisi economica che colpirà Edimburgo, che con questo festival insomma è parte importante anche dello sviluppo economico della città. Ma a proposito di problemi economici, novità Samantha rispetto a mercoledì scorso, rispetto a quando ci siamo visti? Sì, lo scorso giovedì il cancelliere ha fatto delle riforme nuove per tutelare i liberi professionisti qui in Inghilterra. Fino adesso non ci sono state nessun tipo di aiuto fiscale per i liberi professionisti e adesso le ha messe e li ha considerati. L'80% del mensile del reddito del loro profitto annuale registrato negli ultimi 3 anni verrà rimborsato ai liberi professionisti. Questo rimborso verrà a giugno con un tetto massimo di 2500 sterline mensili. Questo rimborso verrà Lecce Marsì vi contatterà tutti i liberi professionisti che faranno parte di questo rimborso, che tra l'altro si chiama Self-Employed Income Support Scheme. Quindi a tutti gli italiani invito di controllare il vostro email, anche magari nello spam, se c'è un'email venuta dalla Lecce Marsì vuol dire che voi siete stati avete diritto a questo supporto e questi, per chi non lo riceve, da controllare se le CMRC hanno le sue coordinate giuste delle email, quindi controllate con le CMRC nel vostro portale delle CMRC se esiste l'email giusto. Le condizioni sono: per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi nel 2018-19 automaticamente rientrerà sotto questo supporto e il guadagno medio non deve essere superiore
le 50.000 sterline. Inoltre, un altro incentivo che la prossima rata del pagamento, che è dovuta il 31 luglio, per chi deve pagare la rata delle tasse del 31 luglio, verrà posticipata al 31 gennaio 2021. Quindi queste sono le cose principali che sono venute fuori. E Samantha, per i liberi professionisti registrati dopo l'aprile 2019, che succede? Purtroppo il cancelliere non ha detto nulla a questo riguardo e bisogna dire che l'unica soluzione migliore, non faranno parte di questo tipo di schema, e l'unica soluzione migliore è far domanda all'Universal Credit. E per i liberi professionisti invece che svolgono anche un'attività part-time di dipendenti? Ok, possono usufruire del Self-Employed Income Support Scheme se il loro profitto è superiore alla busta paga come dipendente, altrimenti possono entrare automaticamente sull'altro schema per il Coronavirus Job Retention Support. Sì, diciamo anche a chi ci ascolta che è self-employed non è solo l'avvocato o il commercialista, come poi nel mio caso, perché per l'italiano il libero professionista qui in Gran Bretagna è anche il sole trader, che può essere chiunque, anche faccio un esempio, un meccanico o un idraulico può essere un libero professionista, ecco. Quindi ci riferiamo a una vasta gamma di persone che ovviamente sono interessate a questo problema e probabilmente molti di voi lo sono. Mi scriveva Claudio Daliz, mi chiedeva, lui sta acquistando una casa, stava in trattativa per una casa, adesso che cosa deve fare? Claudio, tutte quante le trattative sono spostate a dopo la fine di questo stato di emergenza. E i contratti esistenti che sono già in essere vanno emendati con clausole in tal senso, specificando che si tratta di una modifica del contratto già esistente e non della stipula di un nuovo contratto. Ricordo agli amici italiani che qua in Gran Bretagna non esiste il notaio, quindi l'acquisto di una proprietà non viene fatta, di una proprietà immobiliare non viene fatta davanti al notaio, ma viene fatta, ognuno va, l'acquirente e il venditore vanno dal proprio avvocato, i due avvocati poi si scambiano i contratti e poi contestualmente c'è il pagamento del prezzo e la consegna delle chiavi. Quindi si rimane alla fine di questo periodo di crisi. E se invece, Samantha, un dipendente che dovrebbe, in base alla nuova normativa, ricevere l'80% dello stipendio dal datore di lavoro, si ritrova licenziato? Al momento ci sono due tipi di schemi che il datore di lavoro può fare con i loro dipendenti. Uno è il tipico layoff, cioè questo licenziamento messo in stand-by, cioè questo lavoro messo in stand-by, praticamente non fanno lavorare e non danno nessun tipo di pagamento. E quell'altro è il followed work. In tutti e due i casi il vostro datore di lavoro deve aver comunicato per scritto questo tipo che intenzione ha di fare con i loro lavoratori. E nel caso del followed work, se hanno ricevuto la lettera, allora vuol dire che riceveranno l'80% della loro della loro busta paga per marzo, aprile e maggio. Mentre invece mi chiedevo se una persona ha cambiato lavoro proprio tra febbraio e marzo, che succede? La cosa è un po' più complicata, perché questo tipo di incentivo è per chi sono nella busta paga almeno da febbraio del 2020. Quindi per chi ha cambiato lavoro nel frattempo, il dipendente si può ritornare al datore di lavoro precedente e chiedere di essere riassunto, cioè dove era che c'era la busta paga nel 2020, e chiedere di essere riassunto e di essere abilitato come follow worker. Lo so, tanti clienti mi hanno chiesto, è una cosa un po' diversa
cosa normale, però per tanti clienti che io ho parlato in questi mesi, in questi ultimi giorni, li ho incoraggiati di andare a prendere contatti con il loro datore di lavoro precedente, e in molti dei casi il datore di lavoro precedente li sono stati contenti di riassumerli e gli pagargli questo 80% per marzo, aprile e maggio. Quindi fate questo. Se non è disposto a farlo, allora ci sarà il prossimo step, che è l'Universal Credit. Ok, ti ringrazio. Chiudiamo la nostra puntata. Vi ricordo che nello spazio informazioni vi metterò il sito web di Samantha, dove c'è anche la sua email, quindi la potrete contattare se avete bisogno del commercialista, e sempre trovate anche la mia email se mi volete scrivere per qualunque motivo. Oltre a questo vi ricordo e vi invito amichevolmente a iscrivervi al mio canale YouTube. Più vi iscrivete e più possiamo creare una grande comunità e scambiarci opinioni, e se vi piace diffondeteci anche con il vostro Facebook, e anche se non vi piace, fatelo lo stesso, criticateci, accettiamo qualunque tipo di critica purché sia costruttiva. Ma intanto vi ringraziamo, ciao Samantha, allora ci vediamo mercoledì prossimo. Sì, con le nuove novità del fisco. Ok, allora un caro saluto a tutti, un caro saluto a tutti quanti gli italiani che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, gli amici che ci ascoltano dall'Italia. Keep safe, stay tuned. Ciao.